No, perché se per caso te lo sei dimenticato. No, grazie a Dio è venerdì, eh. Domani è sabato, poi domenica, quindi Poi c'è lunedì. sì, ma comincia il weekend, Scusa, quindi fatti un siamo a po' in là che devo posto. controllare una cosa. Dai, sai, comincia a fare le tue Ma quando toccate. c'è il weekend, scusa? Weekend, comincia stasera il weekend, dopo le 18. Il 18 c'è il weekend, parte il 18, quindi alle 18 e termina E termina? alla mezzanotte della domenica. Ma sì, bella, bella, bello, 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 di là di queste disquisizioni. Mi Io sono distratto un attimo, ti devo scusami, dire una cosa. dimmi. Quale? Io amo quell'uomo lì, quello così autorevole, Quello così così. Che autoritario, così c'è stato decisionista. stamattina ospite. Io amo Rapi, sì. Salutiamo Mi piace Rapi. molto, mi piace molto. Abbiamo un sindaco veramente Salutiamo decisionista, un Rapi. sindaco che sa quello che vuole, Ma ha quindi. fatto un'intervista stamattina. Mi è piaciuto stamattina soprattutto quando ha detto quello che sto facendo non si vedrà adesso, si vedrà tra 5 anni, nel senso che è il risultato globale. Finale, Quindi si porta avanti, questo no, sì. vabbè, ma questo È scusami, un'altra cosa. ma ho capito, ma scusami, questo sarebbe giusto. Una cosa che mi è piaciuta stamattina, in particolar modo, quando ha detto io le Perché sono cose le tutto storto? faccio, cioè io prendo la decisione e le faccio, perché prima chi mi ha preceduto, sì, però non faceva mai niente. Invece io decido, e quindi ha detto una bellissima cosa, e ha detto le cose. Soprattutto, attenzione, Dimmi, co dimmi, cosa ha ti ascolto. focalizzato Cosa l'intervento focalizza? finale di stamattina? Nel dire che è meglio fare una cosa Sbagliata, questo voleva non dire. troppo bella, Cioè, diciamo non può così, dire che non sbagliata perché fa, come Fonzi, ti ricordi Fonzi che dice, non può dire, io non ce la fa a non dire può dire sbagliata, sbagliata. Cioè, meglio fare una cosa che insomma non è non proprio è proprio come voleva che non venire, farla. però che non farla, Hai e questo capito? io Però, sono d'accordissimo, vabbè, insomma, la teoria poi, insomma. bello, io amo Il problema è di quell'uomo, quante sono quelle fatte che, sì. e quelle fatte che vanno No, ma bene. ti posso garantire che è uno che ci sta a È stato uno fare. show stamattina, Sì, è no, grande. è stato È stato fortissimo. fortissimo. Ah, mi piace. Infatti, adesso mercoledì, venerdì pro, tra 2 venerdì Ho detto che adesso. dobbiamo ospitarlo No, noi. tra 2 venerdì sarà qui, e quindi io alle 6 di mattina sono Vieni qua negli qui, studi, sì, veniamo qui a salutarlo. assolutamente. Va bene, no, dovrebbe venire da noi perché con noi può veramente esprimersi, caro No, sindaco, caro Alessandro. può creare un Può confronto creare un confronto costruttivo. costruttivo, Noi sì. possiamo darti delle idee, delle Noi indicazioni, ma ti vieni qua. portiamo altro che lì, ti Ma noi ti portiamo portiamo più su, oltre. oltre. Oltre, perché noi potremo, che incarico potremo dargli quando finalmente saremo noi nominati al governo nazionale e mondiale? Ma sicuramente Potremmo dargli il capo dei se sindaci. tu fai il bravo, ti aiutiamo, ti diamo un incarico anche dopo. Ma lui è No, quello che bravo. stavo dicendo, quello che hai detto fra 5 anni, quello sarebbe ciò che giustamente ogni politico dovrebbe fare, cioè avere la visione che va oltre il proprio Non lo fa mandato, per il suo mandato, ma per quello che che viene seguirà, dopo. quindi, che poi Cioè. sarà suo o non sarà suo, però in ogni caso lo fa e lascia Ecco, guardare il bravo, futuro. bravo Rapi, Ma questa bravo. è coerenza, è Bravo Rapi. concretezza, è fondamentale. Per Per esempio, esempio, prendiamo un ieri esempio. stamattina su tutti i giornali leggevo che, mentre facevo colazione, leggevo il giornale, diceva, no, a Lungolago, un disastro, un traffico incredibile, eccetera, 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 con la sua intervista e tutto il resto, no? Allora ho Sì. detto, stamattina voglio provare a passare. A vedere Lungolago. Sono andato prima in Te sei comune, pazzo però, lo sai dopo. che c'è problemi di traffico, che Sì, c'è l'autostrada bloccata, si blocca vabbè, tutta la città e tu così, giusto per ma vedere, io passi da era Lungolago. una sfida perché Sei un grande, era una Ferruccio. sfida Sei un grande. perché c'era questa notizia che c'era Sì. Lungolago bloccato. Ho detto, voglio proprio vedere se è così. Tu c'era Lungolago? No, sono passato tranquillo perché Rapi ha dichiarato che avrebbe sistemato tutto e subito ha sistemato tutto. Praticamente niente, non c'era più. E Non dove c'è, sono andati tutti i ma non lo so. macchi? Ma sai che una volta c'è stato chi ha detto facciamo un tubo che Un passa tunnel. un tubo che passa sotto al lago lì così proprio in quella zona da Sant'Agostino arriva fino all'altra parte. Vuol dire Io che ha poi scoperto lo unirei al mio tunnel quello che io che farei poi. sotto il Sì, Montecroce. Allora tu fai questo tubo che va nell'acqua di fronte alla passeggiata al Lungolago, che no? non si vede Che non si vede perché è sotterraneo. sott'acqua, no, sotterraneo, Ferruccio, sott'acqua, sotto l'acqua, Ma, eh? no, ma il tunnel deve essere fatto Il su. mio No, tunnel va, no, no, il no, mio no. tunnel, Ah, va nell'acqua. Ok. allora no, allora, c'è uno che va nell'acqua, invece l'altro lo facciamo nel Montecroce, in maniera tale che tu arrivi da fuori, passi nel tunnel e esci fuori in zona centro, zona, te l'ho detto, poi facciamo un bel autosilo appena arrivi di qua. Diciamo zona stazione o più in qua, diciamo più zona Como Acqua, lì dove c'è l'acqua, che depurano tutto quanto, che c'è quel profumino, tutto lo Sì. degattori, ciò che è bene, mi viene voglia di andare a mangiare qualcosa, Mughetto, ecco, Mughetto, quello lì che è un profumo sì. squisito, ecco, esci fuori lì e dopodiché giri, no? Vai di là, poi vai sotto,
entri nel tunnel ed esci. Ma io non capisco perché tu hai parlato di tunnel sott'acqua. Io parlo un tunnel sott'acqua, un tubo, metti un tubo. Io metto un tubo che non va solo sott'acqua, ma va sotto la terra, il fondale dell'acqua, capito? Dell'acqua. Io vado giù a fondo. Allora, capito, vai giù a fondo, lì vai a fondo fondo, scusami. Adagiare un tubo fatto è molto più semplice che stare poi a scavare per metterlo, insomma, dai. Sono d'acqua. Ma no, sono fatti apposta, sono fatti apposta. Cioè, la tecnologia cosa serve? Gli ingegneri cosa stiamo a fare? Mandagli una mail a Rappi, arriviamo, arriviamo, aspettaci. Noi cominciamo così questa mattina il nostro appuntamento in musica, una scaletta meravigliosa scelta da me, naturalmente, ovviamente, che svaria su canzoni. Non ho capito chi ha scelto la scaletta. Io. Che va, insomma, contenta tutti, canzoni di ieri, canzoni di oggi, nuove, italiane, straniere, c'è di tutto, per tutti i gusti, per tutti, come i gelati, tutti i gusti. Va bene. E allora cominciamo con lui. Se volete invece contattare noi e volete stare in contatto con noi, il numero è il 348-441-5730. È il nostro numero di WhatsApp dove potete mandare una richiesta, mandare un saluto o semplicemente mandare un consiglio al nostro Rappi. Mandate un consiglio al Rappi. Mandate un consiglio al Rappi. Al 348-44-15-730. Siamo qui. Ma chi sono quei due bei ragazzi? Ciao, ciao. Non si può dire. Non si può dire. Mike Francis, Ice River, sott'acqua nel lago, con il nostro tubo, capito? Buongiorno, questa è Ciao Como, là c'è il ferry e qua c'è l'azzurro. Ciao. Vabbè. Iniziare così con Survivor e poi con due vite. Due vite, insomma. Come le nostre, due vite, due vite spese vede, bene. Assolutamente sì. Tutti i venerdì mattina. Tutti venerdì mattina. Se poi abbiamo il resto della settimana. Un investimento facciamo incredibile. A proposito, senti un po', praticamente hai un cane. No, tu? Non farmi vedere quell'uomo. No, hai un cane, tu hai un cane. Io ho un cane. Ecco, sì. Allora, ascolta bene cosa devi fare. Cosa devi fare quando sei in giro? Bisogna avere il sacchettino. Il liquido per poter detergere la pipì dei cani. Ma sì, mi sembra una cosa. Cioè, dobbiamo discutere di questo? No, nel senso, è il minimo. Scusa, è una cosa talmente chiara. Allora, così, allora bisogna ricordarlo che c'è questo regolamento di polizia locale. Vuoi ricordarlo tu? Allora, se tu hai un cane, ecco, quando lo porti in giro a passeggio, te, a passeggio, oltre al guinzaglio, ovviamente, certo, dipende, la museruola, sei un po' cattivello, eccetera, devi avere il sacchettino per mettere gli escrementi del cane, certo, che, lui fa, che devi ovviamente prendere con le mani e mettere dentro. No, con le mani, no, funziona così. Ah, ecco, spiega bene. Questo sacchettino, sì, dove infili la mano, sì, poi tu prendi l'escremento con il sacchettino, ovviamente, lo chiudi e non tocchi. Non tocchi. Allora la bottiglietta d'acqua. Però, non serve per quello. Poi serve la bottiglietta d'acqua, perché tu dove se lui fa la pipì, non è che poi lascia lì la pipì, che poi dopo con sulle puzze, eccetera, eccetera. Devi bagnare. Devi diluire, bagnare e pulire, insomma, anche quando fa la cacchina. Che schifo. Ascoltami, allora il sindaco ha detto che hanno appena dato un po' di multe, da 50 euro. Sì, sì, perché molti non lo sapevano. Allora 50 euro di multa. Hanno messo delle pattuglie di vigili dietro le piante. E si nascoste. Rappi è furbo. Sei furbo. Grande la allora, lì dietro, track, arriva, passava il cagnolino tra te. Ha beccato. Seguivano dietro le piante. Ecco. Quando questo ha fatto, e ha visto che ha fatto finta di niente, ha tirato su, poi via. Fermo. No, però devo dire una cosa. Innanzitutto bisogna che noi lo ricordiamo, perché spesso le persone, ecco, non è che stanno lì tutti i giorni a guardare il regolamento di polizia locale. Allora bisogna ricordarlo. Dovete circolare con la bottiglietta d'acqua con voi. Assolutamente. Ecco. E poi voglio dire, mi viene da pensare, però, da quando dovete berla, però. No. Non dovete berla. Deve essere piena. Sei vuota. È vero, però se io l'ho usata e si è svuotata e devo andare a riempire, come facciamo? E ci sono le fontanelle. Ho capito, ma se tu mi fermi nel contempo in cui io sto andando, dopo che l'ho utilizzata, a cercare di riempirla e mi fermi lì. Questo è vero. Questo come è la vero. Mettiamo? Come la mettiamo? Devi fare un video che una prova. Documenti. Quindi mentre devi avere una mano impegnata con il cane, sì. Una mano col telefono, sì. E l'altra. Quanti sono? Scusa. Ma non sai. Vabbè, con la bocca, che, con la bocca. Che bagni, che vai, sì, che vai, con la bocca. Che vai, e butti fuori, e pulisci. E pulisci. Sindaco, qui bisogna prevedere anche una ripresa video, perché se io faccio sta cosa, l'acqua, assume il mio cane, magari il cane il Ferruccio, caro sindaco, è grande, grosso. È piccolissimo. Allora, ok, se uno ha un cane grande e grosso, di proporzione, sì, se magari sì. Deve farla, la fa.
Ecco. Certo. Quindi magari va fuori tutta la bottiglietta e allora come facciamo dopo se mi fermano? Se devi anche caricarla perché poi è un po' un casino. Questo va. Allora due, devi portarne due. Esatto, esatto. Bene, allora quando esci deve la valigia. È così. No, beh. No, ma quello che volevo dire per poi chiudere questo discorso... C'è il trolley, no? Sì. Devi portarti il trolley, il cane e il trolley. Il cane lo metti nel trolley così risolvi. Tua moglie ti dice, ma dove vai, caro? Fare un giretto col cane, dice, ti vedo più. No, è che tra l'altro mi stavo domandando, no? Ma da quando c'è questa legge del sacchettino? Perché ti viene da pensare a quando non c'era, e non era tanto tempo fa, cioè che tu eri in giro e dovevi... Infatti io mi ricordo tantissimo una nostra cara amica collaboratrice della radio, quando eravamo in via Bernardino Luini, caro Ferri, te la ricorderai anche te, si chiama Stefania, che una... bel giorno, sai cosa fa? Cosa fa? È in ritardo, sta correndo per venire in via Bernardino Luini, tu sai bene com'è la pavimentazione del centro storico, no? Cioè, a un certo momento è un po' in ritardo, sta correndo, ha ovviamente delle scarpette eleganti, sei un po' attaccate, no? Un po' così. Fa un angolo un po' retto nel tentare di arrivare alla porta, perché era un po' di cosa, scivola, e nello scivolare, cioè la causa dello scivolamento è rimasta dove era, però il piede è andato più in avanti, quindi nello scivolare si è, diciamo, come posso dirti, adagiata, scivolando su ciò che qualcuno allora ancora non sapeva, non aveva il sacchettino. Povero Stefano. Ecco, ed è poi salita il piano, è venuta in radio, ha aperto la porta, in condizione, caro Ferri, disastrosa. E tu mi dici, tu mi insegni che da allora è rimasta così. Ciao Stefi, non è qui a Cantù, di solito abitava a Cantù, no? Però adesso si è trasferita in Piemonte. Wow, caro Ferri, vogliamo ricordare dove siamo, cosa facciamo, come stiamo, eccetera, siamo eccetera, qui eccetera. In via Alvarese. Bravo. Siamo dentro in questo studio. Sì. Ok, dove ci sono dei mixer. Sì. Dei microfoni. Sì, vabbè, adesso farla un po' più breve. Alla fine, che stiamo combinando? Stiamo trasmettendo. Vabbè. Stiamo intrattenendo il pubblico radiofonico, cioè coloro che ci ascoltano attraverso i vari mezzi, che sono per esempio l'autoradio. Le autoradio con il DAB. Con il DAB, ricordiamo il DAB che potete tranquillamente... Non è una parolaccia, un'abbreviazione, DAB? DAB è una parolaccia che permette di ascoltare la radio con le nuove tecnologie. In teoria vuol dire che se tu praticamente la becchi la radio, la senti molto bene. Se non la becchi, non la senti. È un disastro perché continua a staccarsi e sganciarsi. Sì, invece una volta con l'FM, che c'è ancora ovviamente da noi, se è un po' deboluccia così la riesci a ascoltare lo stesso, invece lì sparisce. Poi c'è l'FM e poi ovviamente c'è ovviamente il web ormai, ragazzi. Questo è una cosa fantastica che insomma ha permesso veramente la nuova radio. Ha permesso di fare la nuova radio, perché la radio la possono fare tutti, e quelli che hanno i soldi, che sono quelli più importanti, che la radio ce l'ha grossa, perché insomma ne possono fare 10 di radio, 15 perché ce l'hanno 20. Grossa. Sì, la tecnologia, vedi anche il canale, tu pensa una volta quando si diceva che c'era la Rai e Mediaset, no? Adesso se tu guardi un secondo, ti concentri un attimo su Mediaset, quando ti fa la proposta vengono fuori 20 canali. Hai capito? Tutti, perché ce l'hanno grossa, dipende come ce l'hai. E chi c'è la piccola? Chi c'è la piccola uguale, si riesce lo stesso. Si riesce almeno a farne una, almeno quella la puoi tentare. Una va bene, una va ce bene. La fai. Una va bene. Sentimi, allora... Non fare più di una? Aspetti un attimo e vai avanti. Ah, ho capito. Allora, abbiamo i saluti che sono arrivati anche da Paola. Ciao Paola, grazie. Buongiorno, grazie a te per i saluti, ben trovata. Tra poco poi andiamo a leggere anche le altre, andiamo anche a vedere quali sono le richieste che ci hanno fatto, perché come sempre potete comporre il nostro magico numero, che è il 348-441-5730, e ci lasciate il vostro messaggio e la vostra richiesta, perché noi siamo per voi dei supereroi. Niente più. Quando ha cantato qui a Como al teatro sociale, ha avuto un momento verso la fine della serata di defiance, la voce non voleva venire nell'attacco della canzone, ci ha provato una, due, tre volte, poi un bel bicchiere d'acqua ed è partito. Bravo Baglioni, perché comunque è un grande artista. Adesso direi tutte quelle storie, ti ricordi che hanno fatto su Striscia la Notizia, dove insomma sembra che i testi li vada poi a prendere dalle opere, e che era dimostrato, insomma, però alla fine insomma Baglioni è ovviamente Baglioni. Ferri, ascolta un attimo, tienti forte, perché parliamo sempre di animali. Parliamo sempre di animali, eh? Cos'è che stavano dicendo? No, dei cani, dei cani, dei dipendenti. Esatto, che possono cani dipendenti. Questa è una novità? No, sì, una novità, nel senso che avevamo un'istanza di una nostra dipendente, perché tutto è partito da lì, dopodiché abbiamo iniziato a fare delle ricerche su studi già effettuati, ed effettivamente sembra che aumenti la produttività. Però anche qua ci vuole equilibrio
e rispetto. Ecco, allora praticamente si possono, adesso non so bene il dettaglio, ma si possono portare gli animali, il tuo cane. Tu sei un stamattina sono stato all'anagrafe, ecco, ho rinnovato. Hai litigato subito con la... No, non ho litigato, solo fatto presente che chi gli pagava lo stipendio eri tu, ero io. Siamo noi, no, me compreso. No, devi capire che il dipendente comunale, quindi il dipendente comunale in questo caso, se ha un cane, un gatto, un topolino, certo, quello che un criceto, è quello, no? Che vuole, potrebbe avere anche un leone, se c'è un leone è il suo animale domestico, adesso, e lo può portare adesso, sindaco, adesso, allora, il sindaco ha detto buon senso, vabbè, comunque in ogni caso se hai un animaletto di compagnia te lo porti, te lo puoi portare in fine. Certo, quella dipendente lì che ti ha trattato malamente quando sei andato stamattina per fare un documento, malamente, ti ha trattato malamente, pensava in maniera aggressiva, ma no, perché era arrabbiata, ma pensava di avere a che fare con uno dei soliti, insomma era un po' nervosa, perché uno sai va anche al lavoro, delle volte si porta anche un po' i suoi problemi. L'ho lasciata parlare. Lasciata sfogare. Lasciata parlare. Ecco. Io non ho detto niente, non ho ribadito come mio solito, certo, subito immediatamente a fare la sta zitta. Sì. Però nel momento in cui sono poi tornato, ti sei seduto, e se mi sono seduto davanti, l'ho guardata. E lei ti ha guardato? Lei è un po' sentimolita. Poi insomma, lo sbaldo mio. Già tanto che non si è alzata a baciarti. Assolutamente, c'è il vetro davanti. Ah, ecco, ho evitato questa cosa perché non era per fortuna, idea, per fortuna. Beh, morale della favola, ok? Dopo che con questo tono abbastanza così, no, io gli ho detto, scusi, ma lei sa chi le paga lo stipendio? E la risposta? La risposta comune, del comune. No, gli ho detto, lei si sbaglia, sono io con tutti gli altri. E quindi veda bene di... No, gli ho detto solo bastato così. Così. Ha capito che prima si è messa a lavorare. Se avesse portato il suo cagnolino, che se ne stava lì sotto, tranquillo, sotto la sedia, lì sotto il tavolo, i casi sarebbero stati due. Sì. Cagnolino o cagnolone? Se fosse stato un cagnolone e ti avesse visto fare quello sguardo lì, ti saresti trovato una... una bella... Sì. Oppure invece lei sarebbe stata molto più gentile, più mansueta, perché il cane le avrebbe trasmesso quella tranquillità di cui aveva bisogno. Questa è la teoria. Quindi questo è quello che si può fare, ok? Quindi, ma in tanti luoghi di lavoro oggi c'è anche questa possibilità. La domanda mi sembra che funzioni. La domanda mi sorge spontanea. Sì. E se uno invece di un cane, un gatto o un animale domestico avesse un figlio, per esempio, che non va all'asilo perché costa troppo, se lo può portare il bambino sul posto di lavoro? Ecco, questa è una domanda, però è un po' più complicato, perché lì ci vorrebbe, allora come in alcuni luoghi esiste, ci sono i piccoli asili, insomma i piccoli, le organizzazioni interne, però lì insomma è un po' più complicato. Comunque devo dirti che questa è l'iniziativa del nostro sindaco, ora la approfondiremo ovviamente, perché non funziona, però stamattina ne ha parlato durante, vi ricordo che questa che abbiamo estrapolato è un'intervista fatta questa mattina in diretta con Marco Romualdi nel nostro appuntamento su Facebook, la trovate, eccetera. Va bene, quindi abbiamo detto anche questo, quindi occhio alle bottigliette, occhio ai sacchettini, e se al limite volete ve lo portate in comune. Dopodiché in comune ci saranno anche i bagni dedicati ai cani. Certo. Devi portare il sacchettino con l'acqua. Sennò prendi la multa. I like you. Wow. Eccoci qua. Venerdì 10 marzo, questa è Ciao Como, è la nostra mattinata in musica con il Thank God It's Friday. Qui c'è il mio compare di merende di colazione. Qua c'è il titolare della trasmissione. Sergio, vieni qua un attimo. Che è il titolare, quindi colui che vieni qua davanti perché siamo... Sappi, Sergio, che Sergio, il titolare qua dell'azienda sono io. Lui è l'intruso. Okay. Allora, questo programma che c'è tutte le mattine lascia spazio a Ferruccio, che c'è il venerdì, il quale diventa ospite con il suo programma nel mio programma. Perché chi è qua, scusami, domanda, chi è qua tutta la mattina, Sergio? Io vedo tutte sempre azzurro tutte le mattine. Perfetto. E quando vedi Ferruccio? Solo il venerdì qualche volta. Solo il venerdì, no, sempre, questo diciamolo, sempre, Ferri, sempre. Quindi, allora, possiamo dire che il Thank God It's Friday si inserisce all'interno del programma del mattino? No. Vabbè. Perché è una cosa... È una rubrichetta. È una cosa... Il mio caro Ferri. Sta sulle balle questo. Sergio, no, non si può dire così. Scusami, siamo in video. Mi sei antipatico, così si può dire. No, adesso sai cosa deve fare. Deve fare. Alle 11 adesso sai cosa paghi questa pegno, con la colazione offerta ai nostri due DJ. Perfetto, non si dice neanche più DJ, lo sai che ti dire. Speaker, non si può dire. Ai tenutari, non so. Va bene, allora, sentimi, c'è anche la nostra... Ti sento, hai ragione. Ti sento da tempo. Allora, ascoltami, è arrivato un audio, per fortuna ce l'hanno mandato, allora lo sentiamo subito. E devo dire una cosa però, voglio dire il PS,
Ricordo molto bene che il Ferri era un grande ballerino negli anni '80, sempre in pista. Questo è quello che dice. Ascoltala, Ma buongiorno ragazzi e buon venerdì. Ne approfitto e vi richiedo un motivo di Gloria Stefan con Kunga. E qui già mi vedo il buon Ferri che la balla e l'azzurro che se la ride. Ovviamente scherzo. Un bacione da una ragazza. Ma che voce c'ha la Lucrezia? Hai visto? Ma Lucri, ma che voce hai? Ma pazzesca. Ma è una voce da DJ questa. Vieni in radio. Venerdì ti vogliamo qui, eh. Ospite. Ospite. E adesso vuoi ballare? Vado a ballare. Dai Ferri. Mi scateno. Te prova a ridere che ti do un calcione nei denti. Beh, mi fa piacere di aver sentito questo vocale della nostra amica Lucrezia, che ha una voce veramente molto bella. Ti invitiamo a venire una mattina ospite. Dai, una volta facevamo un DJ per un giorno. Vieni Lucrezia una mattina, invece day, che stare lì. La mia rubrica, il mio programma, che forse qualcuno se lo poi ha appropriato. Il tuo programma, sì, vabbè. Sì, era mio. DJ for a day, quindi invitavo un ascoltatore a venire a condurre una giornata. Lucrezia, ascoltami, ti devo dire una cosa. Abbiamo pensato, io e Ferri, molto, molto probabilmente pubblicheremo un podcast con, diciamo, le parti non musicali del nostro programma, perché quello diventerebbe un po' complicato, sia audio, ma forse anche video se riusciamo, e senza l'audio della musica ovviamente, però in quel pezzo dove noi chiacchieriamo va bene, ma c'è un pezzo io ho nascosto e ho rubato. Mi vedrai ballare, Ferruccio, che balla. Mi vedrai ballare come mi hai invitato a fare, come facevo tanti anni fa, ecco. Quando tu venivi a ballare al Panda. Brava, c'è un e po'... uscivo dalla console del DJ e mi scatenavo in pista, quindi quello che tu hai ricordato ora lo potrai vedere, perché mi sono ballato la conga, ecco, tutta per te. Quindi rideva, l'unica differenza è che appunto quando usciva era un anno ben particolare, e adesso gli anni sono diversi. Gli anni sono passati, però c'ho ancora un bel fisichino, insomma. Allora ero un modello, insomma. Adesso sono un po' datato, però fa niente. Va bene, ciao, ti ringraziamo. È lo spirito con cui balli la conga. Certo, sono d'accordo. Senti Ferri, allora abbiamo un'altra richiesta questa mattina. È la nostra amica Anna, che una volta si firmava Anna di Albate. Lei è puntuale come sempre, per di più proprio pensando a quei tempi ha scelto una canzone. E allora che l'amore sia nell'aria, che per ci porterà indietro. Dacci un po' di amore. Love is in the air, Paul Young, Jean-Paul Young. Love is in the air. Eh sì, se l'amore è nell'aria, allora siamo tutti innamorati, anche perché arriva la stagione dell'amore, arriva la primavera. Che, insomma, bello, fiori, che bello. Adesso è fiorito tutto prima, Ferri. Hai visto che è fiorito? Tutto fiorito prima, come sempre. Sono passato a Val Varese le piante. Che non parlami di piante perché mi viene da piangere. Perché? Cosa succede? Perché ho visto che c'era anche una fila di belle piante, che tra l'altro, se non sbaglio, proprio come dicevi tu, anche in quella zona di Via Manzoni fiorivano benissimo in questo periodo. Ed erano tutte le piante che stavano a fianco, diciamo, della parte della stazione, dell'arrivo alla stazione, quindi ci sono i binari, c'è la costruzione in Via Manzoni, c'è un muro, se c'è presente, c'è il marciapiede, e lì c'erano le piante che ti portavano fino a, diciamo, all'ingresso della stazione, scendendo da Via Manzoni. Non ci sono più.
Ma va? Non ci sono più. Hanno fatto i lavori, perché abbiamo detto già più volte che sono stati fatti da una parte e dall'altra i lavori sulla strada, quindi sul marciapiede, hanno dovuto restringere la carreggiata, e però il risultato è che c'è un marciapiede col porfido, ma le piante non ci sono più. Ma le metterà dopo un rapido? Vabbè, non so se le metterà dopo. Certo è che ci sono quelle piccoli spazi, diciamo, per poter mettere delle piante, ma sono talmente piccoli che mi pongo delle domande. Poi comunque erano così belle. Ti ricordi? Fiorivano, non so, ma questo periodo da ogni tanto spariscono un po' di piante in giro nel nostro territorio, così è un peccato veramente. Lì anche speriamo che si possano rimettere, che siano più belle di prima, ecco, diciamo. Ma sì, dai, speriamo. Che succederà così. Va bene, allora Ferri, abbiamo ringraziato Lucrezia, abbiamo ringraziato anche Anna, abbiamo ringraziato poi, anzi non l'abbiamo ancora fatto, Paola, ciao, grazie per averci mandato questi tuoi saluti. Lucrezia ci manda il ringraziamento per lo show e la canzone che abbiamo messo, e poi c'è invece la nostra cara amica Mamma Angela, dice buongiorno ragazzi. Buongiorno a Mamma Angela. Il Rapi stamattina è stato un grande, ha detto, mi avete chiesto la Svizzera? Eccola. Troppo d'accordo, dice Mamma Angela. Un provvedimento di polizia locale, ma direi che deve esserci più civiltà, non bisognerebbe arrivare a dare multe, ma servirebbe insomma essere più civili, ma comunque se servono le multe, ben vengano. Era chiaramente riferito al discorso fatto prima del cagliolino, che deve avere il sacchettino oltre la bottiglia. Certo. Brava Mamma Angela. Guarda la Svizzera, sì, ha parlato di un incontro fatto col sindaco di Chiasso e che finalmente hanno trovato una sorta di accordo, che non si è capito benissimo a cosa si riguardava, però sembra che vogliono fare delle cose insieme. Anche dichiarato che finalmente il sindaco di Chiasso ha detto finalmente ho parlato con qualcuno, perché era 15 anni che cercavo di parlare con qualcuno ma nessuno mi ascoltava. Ma per forza, noi siamo più a sud. Lui parlava il dialetto cantonese lì del Ticino. Angela! Ticinese, Angela! Ci volevano i due amici della dogana. Ah, certo, che salutiamo, che sono i Frontaliers. I Frontaliers. Sì. Ciao ragazzi, li salutiamo. Allora, ascoltami un attimo, la nostra Angela ha fatto una richiesta, sei pronto? Beh, insomma, io sono pronto. Allora. Sono nato pronto. Eccola qua. Beh ragazzi, poi se si tratta di Richard Marx, Right Here Waiting. Che bella sta canzone, grazie Mamma Angela. Grazie, ciao. Mamma mia, che bella questa canzone, grazie del regalo Mamma Angela. Richard Marx con... Ma scusa, come si chiama? Come si chiama? Chi? Lui? Lui, questo Richard Marx. Ah, non è Carl. No, perché sai che Carl era quell'altro. Hanno eletto ancora lo stesso Xi Jinping. L'hanno rieletto, hai capito? Terzo mandato consecutivo in Cina. Però... Grande colpo, ha cambiato la legge all'occasione. Alla fine del mandato ha cambiato. Allora, ringraziamo Mamma Angela, tanto per cominciare. Sì. Però io ti dico stamattina, però è una cosa, segnalazione che vorrei dare al mio amico Rappi. Questa cosa è, stamattina sono sceso in Via Alvarese, ho posteggiato una macchina, sono sceso a prendere il comune e la cosa che mi ha lasciato un po' disgustato è che sul marciapiede era pieno di boccini di sigaretta. Cosa farei? Io veramente a questi qui che buttano... Cosa faresti, sindaco? No, ascoltami, com'è che era? Spiegami bene. Che era pieno di moccini di sigarette. Ma va? Sì. Ma adesso c'è mica l'intenzione anche di non far fumare in giro per le strade? Beh, sarebbe anche corretto, perché cosa fumate a fare che vi fa male la salute? Ecco, questa è una cosa... Ma però io veramente, per quelli che buttano sigarette, sindaco, cosa faresti? Cosa farebbe? Ma sono d'accordo, ma, cioè a quelli lì, ma, se potessi, ecco. Cioè se potessi, a chi butta la sigaretta per terra, dare 500.000 euro di multa. Grandissimo. 500.000 euro di multa. Allora, ha trovato il sistema per smettere di fumare la canzone, cioè veramente, perché così è grande. C'è il notiziario e poi altra musica, noi andiamo a bere il caffè. Vabbè, insomma. Elton John ormai se la fa con tutti. Che bello. Questa se l'è fatta con gli Blu. Che bella questa canzone, bellissima. Questa era una canzone già bella di sé. Bellissima, veramente bella. Vabbè. Poi cantata anche dai Blu con queste vocine particolari, con questi coretti, insomma. Bellissima. Veramente l'hanno abbellita ancora. Bella, più, bella davvero, bella davvero. L'hanno abbellita. E sono stati bravi. A proposito di politica, volevo dirti, ma praticamente questa giunta regionale l'hanno fatta o non no? Sa da fare, non si sa. No, cioè, ma io mi aspettavo che il nostro diceva, questa cosa non sa da fare il nostro speaker qui, il nostro Alessandro Fermi, ex presidente del consiglio regionale, allora, dove lo piazzano? Allora, mi aspettavo lo piazzassero in pole position, visto i numeri di voti che ha avuto. Io pensavo che gli dessero, secondo me, per le capacità, le competenze e tutto il resto, io pensavo che gli dessero almeno la sanità. Sì, a proposito della sanità, mi apri un capitolo che mi...
Allora, dico, dopodiché cosa gli possono offrire? Qualcosa di molto forte, cioè per le competenze, le capacità. Che cosa gli offrono? Hanno parlato di sport, ma siccome ci saranno le Olimpiadi, no, niente sport. Ma neanche? Sembrerebbe che gli offriranno di fare assessore all'università, quindi agli studi. Cioè, è una cosa interessante. Questa, certo, sicuramente che lo gratificherà per quanto riguarda... Dov'è? Ma no, però insomma non lo so. Ale, alla fine se gli danno lo sport, duro che arriveranno tempi migliori. Veramente questo mi lascia perplesso, perché poi una cosa che la politica non capisce non è che magari quando uno viene rieletto, l'abbiamo detto l'altra volta, perché tutto va bene, allora viene rieletto perché diciamo c'è un certo tipo di sostegno, perché magari si pensa che gli altri possano fare peggio. Quindi non è che perché la regione Lombardia o il sindaco o chi per esso viene rieletto, ah, perché ho lavorato bene, non è detto, devi cercare di lavorare meglio, no? Noi abbiamo un sistema sanitario che ogni volta che ci penso, ogni volta che ci muoviamo, è un disastro. Adesso anche da noi cominciano a prendere questi medici a gettone, ho sentito anche dall'ospedale di Menaggio, che non si può dire, non si può vedere questa cosa qua, non se ne può più, bisogna ammettere, nessuno parla, non se ne parla più, cioè praticamente siamo ancora alle condizioni di 3 anni fa e non senti che ci siano dei progetti, dei passi in avanti fondamentali. Ora che ci sono anche i soldi, se li avessi avuti tutti questi soldi qua del PNRR, cosa avresti fatto? Ce n'erano, ce ne sono, no? Vabbè, allora, caro Ferruccio, continuiamo. Dobbiamo ringraziare anche la nostra Francesca che ci ha scritto. Ciao Francesca, buona giornata a te. Un salutone lo vogliamo fare anche al nostro Francesco Montalbano, che in questo momento, proprio parlando di sanità, è alle prese con un problemino sanitario. Gli facciamo un grande salutone, un grande abbraccio. E mi avevi fatto un'offerta. Ti avevo fatto un'offerta. No, lui mi aveva fatto un'offerta di andare in un posto insieme e poi... Dopo farsi operare, ecco, ha fatto il furbo. Ma quando torna sarà più in forma di prima. Dai. Sì, continuiamo, sì. Ragazzi. Come sempre, vi invitiamo a comporre il 348-4415730. Vi aspettiamo qua alla nostra bella radio con una vostra richiesta, un vostro messaggio e un saluto. Wow, ma cosa mi metti qui? Sì, questi sono i bei ricordi di una vita. Bella, una bella musica. E in una pista a ballare Santa Smeralda. Don't let me be misunderstood. Senti, ma lascia perdere. Lasciami perdere questa rovina, questa cosa, però. Santa Smeralda. Grande il motivo di quegli anni, di quell'estate meravigliosa. Poi c'era anche la canzone che faceva You are my everything. Bella, tutta bella musica. No, sembra che, stavo leggendo velocemente, che praticamente sembra addirittura che salti anche proprio lo sport, come dicevi questa tu. Questa è la cosa che mi dà fastidio, perché sicuramente Alessandro sarebbe per stato lo sport, sì, uno che avrebbe fatto tante cose per il mondo sportivo. Il mondo sportivo che tra l'altro adesso ha le prese con la nuova legge che dovrebbe partire il 1° di luglio. E cosa dice? Sullo sport, che creerebbe sicuramente un disastro colossale per lo sport, questo te lo posso garantire da addetto ai lavori. Sembra che ci sia una regolamentazione di tutte le persone che operano all'interno delle società dilettantistiche, quindi teoricamente tutti quelli che danno una mano, quindi che fanno gli allenatori, piuttosto che si occupano delle pulizie, piuttosto che la gestione dei barettini, piuttosto che queste cose qui, dovranno essere tutti regolarizzati. Quindi non ci può essere più un volontario. No, ci potrà essere il contratto dello sport, quindi a tutti dovrà essere fatto un contratto con, forza. Quindi le società sportive, piccole, grandi che esse siano, devono chiaramente poi pagarci sopra i contributi e tutto il resto, mentre prima era anche sul volontariato. Quindi cioè è una roba, è una legge fatta da Spadafora, no? Il ministro dei 5 Stelle che era in carica fino a qualche anno fa e che dopo aver fatto tutte queste cose ha dichiarato io non sapevo niente di sport, in questi 2 anni ho imparato tanto e ho fatto anche queste, ha fatto una legge, quindi ho legiferato. E vabbè, comunque, cioè, insomma, qua, il volontariato non esiste più all'interno degli ambienti sportivi, in questo senso, perché tutti dovranno essere inquadrati in una sorta, vabbè, però devono essere inquadrati e quindi pagati. Oltre, no, non solo pagati, perché pagati un rimborso spese lo prendono tutte le persone che operano all'interno di una società sportiva, o quasi tutte, proprio quelli che poi magari vengono e fanno una mezz'oretta, danno una mano così, però chi è impegnato, quindi magari un istruttore, piuttosto che magari lo fa perché non potrà più farlo, i calciatori stessi delle prime squadre che ricevono un rimborso speso dovranno essere inquadrati nel contratto dello sport. Quindi
E quindi questo rimborso spese che non, era, non era tassato no, prima? No, non è tassato fino a 10.000 euro perché chiaramente è una, diciamo, nessuno prende quelle cifre assolutamente, non è che, cioè, tutti gli operatori prendono 10.000 euro non tassati, certo. Però fino a 10.000 euro, quindi pochissimi arrivano a prendere queste cifre. Non era tassato, quindi non, era, certo. Non era dichiarato. Ora in pratica sì, ci saranno dei nuovi massimali, cioè quindi si parte da 10.000, si porta a 15.000, se ricordo bene, per quanto riguarda la tassazione non tassazione IRPEF, però chiaramente ci dovrà essere l'INAIL, tutti i vari diritti, quindi tutte le varie cose. In un incremento di costi, spaventosi in un momento già così critico come c'è adesso in questo momento, per l'aumento delle utenze piuttosto che di tutto il resto. E questo su chi andrà a gravare secondo te? Certo, sui piccoli giocatori. Assolutamente sì, sulle quote associative che le famiglie devono versare alla società sportiva, certo. Perché queste possono poter continuare ad andare avanti. E quindi è una roba veramente che dovrà essere presa in mano. Ora tutti gli enti, almeno soprattutto la Federazione Italiana Gioco Calcio, si sta muovendo in questo senso per cercare di portare delle proposte, per creare degli emendamenti, ovviamente, che poi facciano... Certo, insomma, possano riportare le cose. Riportare le cose in un certo modo, perché la legge non si cambia. Quindi la legge non può essere cambiata. Bel problema questo. È stata posticipata perché doveva entrare in vigore dal 1° di gennaio, ma invece adesso l'hanno posticipata ovviamente al 1° luglio, perché il buon ministro non sapeva che le attività sportive di qualsiasi ente, di qualsiasi tipo, cominciano al 1° di luglio e si fermano al 30 giugno. Quindi l'anno sportivo è quello lì. E lui l'aveva messo a metà, al 1° gennaio. Dimostrato che è stato scelto con grande attenzione. Sì, ma sai, quelle cose qua, ma secondo me la cosa è incredibile, tutte queste cose, quelle che stanno succedendo, anche quello che sta succedendo per quanto riguarda il Covid, sai, c'è aperta questa inchiesta, che è un grande pericolo questa inchiesta, perché sai, se tu fai un'inchiesta con le conoscenze che hai post, quindi dopo quello che è successo, fai un'inchiesta e metti così in dubbio le scelte fatte prima, quando le notizie non erano sufficienti, chiaramente uno, quando si trova a dover decidere, comincia a dire vabbè, non faccio niente, così meno, non sbaglio. Un po' che diceva Rappi stamattina, no? Cioè uno se deve prendere una decisione che poi gli comporta qualche non la faccio. Allora, diverso, dice no, diverso è andare a verificare se le cose non sono funzionate a livello effettivamente. No? Se qualcuno ha fatto il furbo, se ecco, qualcuno... se... per esempio, però lì, i famosi banchi con le rotelle, ecco. E lì c'è qualcosa di strano, le famose mascherine. Lì non è che puoi trovare, però vuol dire, quelli sono giudizi politici, mi sembra anche giusto che uno faccia un processo tra virgolette politico alle scelte, ok. Diverso è magari le scelte anche in termini di sanità. Allora io mi domando sempre quando succedono queste cose, come quelle che hai raccontato te, ma i dirigenti, perché lì le colpe alla fine, cioè io sono l'assessore di turno, arrivo, entro in un meccanismo nel quale, no, ovviamente ci sono tante regole e non è che io faccio quello di lavoro, entro, posso capire quel lavoro perché magari sono vicino, affine, ma non posso sapere tutti i dettagli di quel lavoro, se ci sono cose in scadenza o no, e quindi ci deve essere una struttura, come c'è al ministero, di dirigenti, e quelli sono quelli che devono certamente essere messi in riga, perché voglio dirti, cioè adesso c'è il famoso problema della questione del piano pandemico, no? Del piano, sì. Quello famoso lì, che giustamente è colpa soprattutto dei ministri che non hanno diciamo perseguito in maniera veloce chi non ha fatto questo precedentemente, no? Quando sono venute fuori le prime notizie, lì è diventata una gara a coprirsi, a nascondersi, invece lì andava tirato fuori. Se c'è un dirigente, ragazzi, che il piano pandemico me lo deve venire a dire, a me Ferruccio viene e mi dice vada, guardi che scade, non c'è il piano pandemico, bisogna farlo. Se io ti rispondo non lo facciamo, non me ne frega niente, ci sarà scritto da qualche parte, te la prendi col politico. Certo. Ma se tu non glielo vai a dire, non è che uno possa per tutto, pensi, no? Certo, devo alzare la mattina e sapere. Quindi i dirigenti, secondo me, i funzionari hanno una grande responsabilità in questo. Sì. Devono segnalarti le cose, se no siamo nei guai. Forse. Love. Questo me l'ha richiesto in settimana, guarda. L'ho ritrovato con piacere in settimana, grazie. Non mi ricordo se è stata Lucrezia o Angela. Siamo andati a vedere in archivio, è vero, l'ha proprio richiesto Lucrezia questa canzone. Anche se è una bella canzone, bravo. Io l'ho sentita così casualmente e ho detto, guarda, questa la devo proporre nella nuova scaletta di venerdì prossimo. È bellissima la canzone, vabbè, che è piaciuta. Ti l'ha ricordata? Perché non ti ascolto più, basta. Cosa? Basta. Sai come quelli si arrabbiano i bambini? Basta, non ti ascolto più. Come mi ascolti più? Era un modo di dire, no? Basta, perché? Non ti ascolto più. È perché mi hai fatto un dispetto, cioè dici sempre che questo è il tuo programma e io non ti ascolto più, basta. Vabbè, stavo dicendo che una cosa, tu lo sai che ieri sera la Juventus ha giocato a Friburgo, ha giocato la Roma, la Roma ha vinto 2-0 e la Juve ha vinto 1-0 con il gol del grande, superbo, Angel Di Maria. Okay? Superbo, eccetera, diciamo, però sì, ok, ha vinto. Perché qui non siamo juventini. No, non siamo juventini, però Angel Di Maria è veramente E invece forte. Come il Pogba, come è andato? Come è giocato?
Pogba, sai che è stato cosa punito. Sa che cosa? Sto messo in castigo. Come è stato messo? Sto messo dietro la lavagna da Allegri, cioè? Perché c'era una riunione di tutta la squadra, no? Ovviamente come vuole la regola di ogni squadra del professionista, se c'è un appuntamento alle ore 10, tu alle 10 devi essere lì, anzi certo. Dovresti essere lì a 5 alle 10 perché certo. Dovresti essere corretto così, no? Questa è una regola sacrosanta che ci deve sempre essere, soprattutto con professionisti che percepiscono compensi e stipendi di quel livello, non come quelli dei dilettanti della legge sullo sport. Questo prende 10 milioni all'anno per quanto, scusa? 10 milioni all'anno per non giocare, perché è sempre infortunato. Sempre rotto, ricomprato perché era un giocatore della Juve, è stato venduto al Manchester per più di 100 milioni, poi è stato riacquistato ovviamente a un prezzo di saldo perché era sempre fuori, sempre fortunato. E cosa succede? Succede che lo si parte a settembre a fare la preparazione, si fa male, ok? Quindi deve essere operato, quindi mi opero, non mi opero, devo giocare con la Francia, non gioco, vai, quello che è, quindi non utilizzabile. Finalmente a febbraio, insomma, il ragazzo sembrerebbe stia bene, quindi è un giocatore importante nella campagna. Ciumbia, certo, certo. Quindi cominciano a farlo giocare, eccetera, eccetera. Finalmente e arriva il momento dell'allenamento. La partita con Friburgo, è partita importante perché è valida per il passaggio ai quarti dell'Europa League. E lui? Il traguardo che la Juve serve. E lui da buon furbone. Si è presentato in ritardo. Ah. Sai cosa ha fatto Allegri? Fatto bene. Bravo, bravo Allegri. Bravo Allegri. Fai applauso a Allegri. Bravo Allegri, bravo. Si fa così, fuori. A casa l'ha mandato. Fuori, fuori. Cazzo, tu non arrivi puntuale come ho fatto il tuo compagno. A casa. Però, soprattutto perché tu dovresti essere il professionista e rispettare le regole. Ma ascoltami, sono d'accordo con te, ma però essendo uno, come dici te, spesso rotto che c'è non c'è, non è che se fosse stato un altro, secondo te l'avrebbe fatto uguale. Sì, sì, no. Allegri su quelle cose qua è come rapido, è categorico. Categorico. Allora ti dico una cosa, facciamo la stessa cosa con i politici. Va bene. Ma adesso vedo velocemente la tabella qui delle assenze, dovrebbe essere sulla legislazione in corso, se no qualsiasi legislazione va bene perché i numeri sono quelli. Allora voglio dire che con l'assenza si intendono i casi di non partecipazione al voto, sia quello in cui il parlamentare è fisicamente assente o non in missione, sia quello in cui è presente ma non vota e non partecipa a determinate il numero legale. Purtroppo attualmente però devi sapere che i sistemi di documentazione dei resoconti della Camera e Senato non consentono di distinguere un caso dall'altro. I regolamenti quindi non prevedono la registrazione del motivo dell'assenza al voto del parlamentare, però quindi non si può distinguere la ingiustificata da quella, ad esempio, o giustificata per ragioni di salute. Vedo la prima così che mi viene all'occhio. Assenze 99,19%. Allora, onorevole Brambilla, Michela Vittoria. No, così io leggo questo. Il 99% io non so, assenze, io non so, via, dietro la lavagna. Via, voglio dire via. Che se c'è un margine di errore dato il fatto che alcune non sono distinte, mi sembra comunque un numero importante. Sgarbi è presente sempre. No, fammi vedere anche c'è quest'altro qui che è l'Angelucci, Antonio, 96,78. Che miseria. Dietro la lavagna. Andiamo giù a vedere il caro Sgarbino, Vittorio, Vittorio che lui fa parte del gruppo misto. Sì. Poi c'è scritto voti ribelli che non so bene. Dovrò approfondire, si vede che vota contro, credo, sono 306. Le sue assenze sono l'80,82%. Ma io sono impegnato a fare i musei. C'è anche Fascina, Maria Antonia, che dovrebbe essere la, diciamo, la fidanzata del presidente Berlusconi, se non sbaglio. Sì. 74,88%. Era impegnata con Berlusconi, dove così, portava così in giro con la carrozzina. Ecco, poi andiamo avanti. Guarda Meloni. 64, però anche qui. Ecco, un'altra cosa che qua secondo me non è calcolata e in base ai nomi mi viene a immaginare chi è più o meno impegnato, non sono calcolate, credo, anche quelle, sai che ci sono le commissioni, tutte quelle cose, no? Quindi tu devi andare solo magari a votare, poi sei in commissione, diciamo che quello è da tenere presente per certo, tutti. Se no per non tutti. Sarebbe logico. Se no non sarebbe logico. Poi, che ne so, scendiamo, prendiamo il primo nome che ci viene in mente. Guarda quello che c'è la maggior parte di presenze, vediamo, scendi giù tutto fino in fondo. Le presenze, il contrario, giustamente, la classifica è sulle assenze, quindi sulle presenze bisogna arrivare in fondo. Non lo so, 70, 80, prendiamone uno, però dobbiamo vedere uno che conosciamo, vediamo se facciamo in tempo, se no lo facciamo dopo, andiamo avanti. Che ne so, che... cioè, non so, c'è una tale Ferro Vanda che ha 80% di presenze. Stavo cercando. Spadafora, il tuo Spadafora. Eccolo qua. Ha ben 22,68% di presenze, il 18,39% di assenze, però c'è un 58,93% di missioni. E perché era in missione? Era in missione sui campi di calcio. Andiamo sulla prossima. No, c'è il break. Allora, break. Ciao.
Mamma mia ragazzi, che pezzone questo The Michael Zecker Band, Let's All Chat. Finalmente mi sono tolto dalla console l'intruso, che non c'è, se n'è andato, si è offeso. Lucrezia ci scrive ancora un messaggio, ci dice vabbè, ma io no, perché l'abbiamo invitata venerdì, non puoi mancare, adesso sarai la special guest della trasmissione del Tengo di Strade venerdì con la tua bella voce, ovviamente ti troveremo, abbiamo trovato una nuova speaker. va bene, lei dice ma questa canzone l'avevo richiesta, mi conoscete bene, e beh cioè, ormai sappiamo i tuoi gusti, ormai insomma, un abitué come te nel nostro programma del mattino, e insomma la conosciamo bene. La prossima canzone invece è qualcosa di speciale. Tiziano Ferro ci dice addio, mio amore. Tiziano Ferro. Tiziano Ferro è grande, grande come la musica che potete ascoltare da noi, grande come le richieste che ci arrivano puntuali al nostro 348 44 15 730. Ferruccio, il tempo corre velocissimo perché siamo ormai arrivati quasi insomma in fondo, manca veramente poco, mancano un quarto d'ora alla chiusura del nostro venerdì. Oggi, ricordiamolo, è esattamente il 10 di marzo e l'appuntamento con la musica proseguirà anche durante il weekend, ma soprattutto il weekend come sarà, perché diciamo che è tutta la settimana che vediamo il tempo alternante. E però quello che si diceva è che il sabato e la domenica sarebbe stato molto molto bello nella nostra finché dai il tempo alternante, va bene, quando comincia a dare i numeri continuavano a prevedere un po' d'acqua qui, un po' d'acqua là, poi alla fine non arrivava mai, no? C'era questo problema per cui non arrivava acqua, per cui ci si aspettava insomma qualcosa di più importante, invece ci sono state solamente dei piccoli scroscetti, chiamiamoli così, insomma, vabbè, neanche scrosci, insomma delle bagnate insomma. sì diciamo qualcosa di notte, canna in aria che fa tutta la polverina in ogni giorno. Comunque il sabato si prevede una temperatura piuttosto elevata, insomma riusciremo a arrivare a superare i 20 gradi, qualche nuvola qua là, ma principalmente dovrebbe essere sereno, così anche la domenica un poco più freschino, ma poco qualche grado in meno, però sarà un'altra bella giornata quella che insomma aspetta il weekend, forse è un qualcosina potrebbe scendere di pioggia martedì, stiamo a vedere perché in questo periodo diciamo che non ne abbiamo azzeccate molte. Per forza non fai abbastanza, e invece sabato come sarà sabato? Sabato bello, è caldo. Sabato anche si va a ballare ragazzi. Vabbè, ormai allora facciamo così, non lamentiamoci che non piove, rinviamo settimana prossima e prendiamoci questo bel weekend. Just can't say you Saturday. Norma Jane! I just can't wait you Saturday. Senti poi sotto che i keyboards, bello. Te lo ricordi? Che bella questa canzone, che bella. Allora dobbiamo ringraziare per un ottimo caffè e anche un quarto di torta alle mele. Era alle mele? Sì, no, l'ho smezzata con il nostro Ale, l'ho smezzata. L'hai smezzata. Per non gravare molto sul budget. Sergio. Noi dobbiamo ringraziare. Ringraziamo la Masetec. Innanzitutto che ha offerto questo caffè. I quattrini. Questo caffè, questa un quarto di brioche lì neanche. Ora io non l'ho neanche voluta prendere per non incidere, quindi adesso che stiamo dicendo questa cosa ne ho una in acconto. Ne ho una in acconto. Che poi cosa fanno questi qua? Cos'è che fanno? Non lo so, io non sei te. Non so, a me hanno detto se vuoi facciamo fa roba informatica. No, mi hanno detto che fanno i siti bene. Fanno dei siti meravigliosi. Ecco, allora. Poi fanno le app. Fanno un'app. Beh, un aperitivo leggero. Nel senso un'applicazione. Va bene. Non si sa mai dove trovare chi fa le applicazioni, ma facciamolo con la Ma poi vi posso garantire che sono bravi, sono professionali. Ecco, basta adesso. Allora, non è più una brioche che non ho ancora presa. Così la prossima volta invece che una mezza brioche me ne danno una intera. Non ho ancora avuto la brioche, però vabbè, comunque, vabbè, il tuo CTO aziendale, ho trovato il sito, così. Meraviglioso. Perfetto, siamo a cavallo. Il partner informatico per ogni situazione. Però ci siamo fatti lo stesso rovescio, sai che siamo ancora in quaresima? Siamo ancora in quaresima, diciamo la verità che non è che lui quello suo ha detto che bisognava non mangiare, non ha mai detto questo qua questo. l'hanno detto dopo quando hanno voluto dire siccome l'ha fatto lui in quel modo lì facciamo qualcosa anche noi, va bene, però non l'ha mai detto. ha detto che io vado è andato perché ha voluto io dimostrare io faccio 40 notti 40 ha voluto dimostrare che è andato, bisogna resistere alle tentazioni, ha voluto dare l'esempio come tu l'hai mai sentito quando parla, come si chiama il comico
masco. Ah, il nostro Max Angioni, ormai è diventato importante. Quando parla e descrive certo. il Vangelo, è uno spettacolo. Comunque te lo descrivo anch'io se vuoi. Dai, vai con la prossima. Non c'è bisogno di andare a discomodare Max. Te l'ho già detto, non è che lo facciamo perché vogliamo essere, capito? Vai con la prossima. L'importante è essere bravi come siamo io e te. Fammi ballare quella calimba di luna. Va bene, balla. Eccolo qua, lui è Tony Esposito. Calimba de luna, mamma mia, ragazzi. Che pezzone questa mattina nel nostro Tengo le strade. Vabbè. Sì, calimba de luna. Eccoci Tony qua. Esposito, mamma mia, ragazzi, che pezzone, ragazzi. Sì. Quanto ci ha fatto ballare anche questa canzone. Ma adesso stavo guardando che, sai che c'è sempre stato qualche problema con il Casino di Campione, no? Sì. Ecco. Ho letto che è stato estromesso a sua insaputa alla guida del casinò un amministratore, no? Della casa da gioco. Sì. È stato raggiunto da questo provvedimento insieme a altri 15 indagati, perché praticamente sembra che si siano fatti sparire un po' di soldi ancora, capito? Però voglio dirti, se li sarà giocati tutti? Ma va. Secondo me se li giocati tutti. Ma cosa faceva prima lo slot e li giocava? Non lo so, questo è. Io non lo so, che c'è un'accusa di bancarotta, non lo so, per l'amor del cielo. Vabbè, poi magari non è così. Però in una casa di gioco, sai, uno se va a finirci uno che gli piace, esatto. È un po' doloroso. Non c'è la mano lunga. È un po' doloroso. Vabbè, noi ci salutiamo qua, Ferri. Lo sai, siamo andati in fondo. Abbiamo avuto oggi con piacere ricordato alcune parti dell'intervista del nostro sindaco Rapinese questa mattina, che invitiamo, ovviamente, oltre che andare nei programmi seri, quelli dove vengono intervistati come si deve. Lo avremmo gradito ospite un venerdì qui da noi. Ma un sindaco così impegnato vuol dire che spreca il suo tempo per venire da noi al Tengo delle Strade? Ma perché no? Deve essere a Palazzo Cernese. Andiamo noi da lui. Facciamo la diretta dal mentre sta lavorando, potremmo fargli compagnia mentre sta lavorando, possiamo chiacchierare. Senti, un po' la prossima, chiudiamo così. Chiudiamo la grande con questo qua, che è un pezzo nuovo. Chiudiamo? Sì, chiudiamo così. Adesso vanno a rubare le canzoni di successo e poi le rischiano e le rifanno così. Che dice Azzurro? Ci salutiamo? No, ci salutiamo. Noi salutiamo, lasciamo la canzone. Ricordiamo che venerdì ci sarà Lucrezia con noi. L'abbiamo invitata obbligata. Con la voce meravigliosa deve venire a esprimersi dietro i nostri microfoni. Non ti preoccupare, che lui lo mettiamo nell'angolino. Va bene, perché sei così? Perché sono così, perché Lucrezia ti teme. Ah, ok. E gli dice, ma c'è anche Azzurro? E gli ho detto, sì, c'è anche lui, però lo metto in un angolino. Fermi. Ho il limite sotto la console. Ti saluto, ti ringrazio e ti auguro una buona giornata. Ciao, un buon weekend. Anche a te, caro. Ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao a tutti gli amici che sono stati con noi questa mattina. Grazie. E un abbraccio grande. Grazie ciao. A tutti, salutiamo il sindaco. Ciao.